Presidente, buongiorno. Sabato mattina, ieri qualche spiraglio di luce in una spedizione sino adesso non particolarmente brillante. Sì, mi fa piacere parlarne con te e dire quello che penso di questi primi giorni, poi magari andiamo nel dettaglio. È stato naturalmente i risultati evidentemente sono stati deludenti, su questo non ci piove, però voglio anche dire che i ragazzi tutti, sia parlo dei ragazzi in barca che i tecnici che li accompagnano, hanno fatto un lavoro inteso, scrupoloso in questi mesi e credo che non si possa veramente rinfacciargli niente, hanno dato il massimo di quello che era nelle loro possibilità. Il campo è molto difficile e forse ci manca quel pizzico di classe in più in tanti momenti che fanno la differenza, però la buona volontà e la qualità dei ragazzi è stata veramente molto molto incoraggiante. Quindi se devo dirti, se posso fare anche un'analisi un po' più fior da fiore, ti dico guardando i risultati di questi primi giorni, diciamo, metto insieme un gruppetto dove metto Filippo, che ha avuto delle regate inguardabili. Filippo era un ragazzo che, diciamo, forse si è trovato a vincere le selezioni senza aspettarselo, quindi forse un po' proiettato in una realtà che non conosceva. È molto giovane, ha potenziale, può fare meglio, qui è andato veramente molto male. Ho seguito due o tre regate sue e ho visto degli errori addirittura enormi, però ti ripeto, è un ragazzo giovane che ha passione, un carattere positivo, una persona secondo me di responsabilità, credo che abbia un suo futuro. Per quanto riguarda Michele, sul laser maschile, l'ho seguito tre regate di Michele, ti faccio così questi miei pareri, sono dei pareri a caldo, probabilmente poi faremo un debriefing con De Pedrini e Paolo e capirò di più, magari. Però ho 50 anni di marciapiede, qualche cosa. La tua parte velistica è impossibile, incomprimibile. Qualche cosa mi esce sempre. E dunque ti dico, Michele ha fatto anche delle regate anche discrete, però per esempio ieri, che è una regata con lati molto corti, perché erano quattro giri, lui ogni volta che arrivava in boa, le barche erano nei primi due giri assolutamente compatte, una palla di barche, era sempre nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella mischia. E qui manca un po' di occhio, colpo d'occhio, determinazione, un po' di indecisione, quindi aggiungo anche questo che dicevo prima, un campo difficile, se sbagli è difficilissimo rimontare, salvo eccezioni clamorose come la polacca il giorno che ha avuto quel colpo di fortuna che è stata richiamata in partenza e poi ha montato terza, però è andato, ha preso un destro che non c'è mai stato, non c'è più stato, l'ha preso in pieno, quindi è un caso unico, tutto il resto vedo difficilissime le rimonte, quindi ogni errore lo paghi in un modo che non ti perdona. Quindi anche lui, anche Michele è un ragazzo serio, si è preparato bene, mi piace moltissimo come persona, e qui però forse sai, è il momento della verità, alle Olimpiadi è inutile fare tanti discorsi, sei solo con te stesso davanti a una bolina e devi prendere le decisioni giuste, e c'è chi le prende sempre, chi ce le prende ogni tanto e chi non le prende mai. Questa è la natura della... Ieri Gabriel l'ha presa giusta. Gabriel ieri ha fatto una regata bellissima e l'ha presa giusta, sai, come anche lui. Di nuovo qui parliamo invece di un grande talento, così come con Giulia, sono due persone che hanno davvero uno spessore altissimo e lo hanno dimostrato, Giulia un po' meno, Gabriel di più, ma sono Giulia frenata dalla febbre, possiamo sì, dirlo, non è un segreto. Bene, non è al suo massimo della forma, però l'avevo vista bene prima della partenza e mi sembrava che poteva fare meglio, però comunque ha fatto due regate dignitose, niente di disastrato. E la Klapcic per esempio, la Francesca, è una ragazza che ha molto potenziale, c'ha talento anche lei, può fare di più, ieri ha fatto, l'ho visto anche lei tre volte, ha fatto tanti piccoli errori che l'assommati alla fine l'hanno condannata, eppure la Klapcic per esempio poteva arrivare in medal race, non ti dico con facilità, ma avrebbe potuto. Quindi diciamo questo gruppetto dei tre di cui ho parlato singoli hanno un po' un filo conduttore comune, e così anche il ragazzo Esposito della tavola maschile ha vinto le selezioni in un modo anche per lui forse inaspettato, proiettato anche lui in un mondo molto giovane, e sai, sono tutti ragazzi, la Klapcic è dell'88, bisogna dargli anche tempo, quindi sono tutta gente che però io devo dire ne rispetto l'impegno, questo assolutamente va detto. Angelella Sibello, qua poveretti sono gli unici che non hanno potuto fare una preparazione approfondita come tutti gli altri per tutte le vicende note che sappiamo del fra virgolette delitto Sibello, e secondo me fanno bene per quello che hanno potuto fare insieme in questi mesi, sono comunque due ragazzi molto attenti. Angelella in fondo fa
quasi meglio di quello che si poteva aspettare di una persona che è stata presa e buttata nella mischia così senza tanti complimenti. È un ragazzo splendido, a me piace tantissimo e non posso dimenticare il suo atteggiamento in tutta questa vicenda contorta. Quindi anche loro, speriamo, potrebbero farci, sono a 7 punti dalla medal, potrebbero arrivarci, ma diciamo che è il massimo dei risultati possibili. E poi rimane il discorso di Alessandra, che è tutto un discorso a parte. Alessandra è, come si può dire, di una ragazza di 41 anni che ha fatto tutto quello che ha fatto lei. Pensa che cosa le può passare davanti agli occhi ogni volta che si avvicina a una partenza. C'è un tumulto nella sua, C'è un nelle sue emozioni. tumulto pieno di mille cose contrastanti, di fatiche, di sforzi, di sacrifici. Una volta Alessandra si metteva di volino, si buttava fuori, camminava più delle altre, le macinava. Adesso camminano tutte. Il campo è difficile, quando lei è indietro, rimontare 3 posti gli deve sudare sangue. Quindi anche per lei è una situazione forse un po' nuova. Però io su Alessandra c'è ancora 3 giorni, una piccola speranza che venga fuori ancora la tigre che c'è dentro di lei, non la perdo. Ecco, io credo che Paolo, mi diceva ieri, ha avuto un'impressione che ieri è riuscito a allenarsi, cosa che nessun altro ha fatto, e l'ho vista fuori ed era con una grinta, fumava, quindi boh, La vediamo. sua firma prima che finisca ce l'aspettiamo. Avremo modo di riparlarne dopo la fine delle regate, però visto che è la prima volta che abbiamo l'occasione di parlarne, è impossibile sì essere delusi qui, ma avere, come dire, un sorriso nel cuore pensando ai risultati in Irlanda di un mese fa in prospettiva, visto che è fondamentale anche pensare al futuro, Sai, non c'è brutto all'orizzonte. no, abbiamo tanti talenti giovani che emergono, un'ondata nuova, bisogna stare attenti con estrema attenzione a no, aiutarli e non danneggiarli. Sono dei ragazzi promettenti, mi pare tutta gente anche di un nuovo mondo, molto ruspante, molto determinato, senza tanti grilli per la testa e ancora unspoiled, diciamo così. Spero che possiamo fare con loro un buon lavoro, credo che sia il nostro impegno, ecco, sperare di portare molto talento. L'Olimpiade hai bisogno di quello, non c'è pochi discorsi. Quando arrivi poi nel momento della verità, come dicevo prima, è lì che viene fuori la tua qualità. E quindi qui ce l'abbiamo, questi ragazzi qui l'hanno dimostrato, hanno avuto un risultato strepitoso, ma non solo in Irlanda, nell'ultimo anno e mezzo. Ti ricordo che nel 2011 la squadra italiana nell'Under 19 è la prima nel mondo nei risultati, quindi ci sono un gruppo di gente davvero forte. E lì, come dici tu, è da guardare nel futuro. Ripartiremo da un foglio bianco, vedremo, cercheremo di non commettere errori, si impara sempre e la buona volontà c'è, speriamo di non fare errori. Prima di lasciarti andare per cominciare un'altra giornata di regate, una domanda più in generale su questa Olimpiade. Giovanissimo, sei andato a vedere quelle dal 60, credo tu ne abbia perse poche da allora, hai l'esperienza sufficiente per poterci dire questa che Olimpiade veliche è da un punto di vista organizzativo generale. L'obiettivo mi è parso eccellente. Guarda, io non sono tenero con gli inglesi, non mi sono tanto simpatici, però intanto non trovi al mondo un campo che abbia un campo di regata che possa disporre 5 campi come qui a Weymouth. Veramente devo dire, il vento è tutti i giorni perfetto, e forse qua la difficoltà, perché quando c'è un salto di vento è di 5 gradi, non di 30. Se tu corri in Italia, perché gli italiani fanno sempre il bordo estremo e sbagliano? Perché in Italia succede che ti salta il vento a 30 gradi e rimonti 20 posizioni. Qui le differenze sono minime. Quindi, secondo me, tecnicamente è un campo straordinario. Difficile, c'è le correnti, c'è sempre vento, e l'organizzazione a terra è stata, secondo me, dalla parte, diciamo, normale, dalla parte del campo dove sono i ragazzi, i container, le barche. C'è un eccesso di security, veramente un'assurdità, ma fuori in mare mi pare davvero, darei un bel 10 lode. È difficile trovare un campo così e sfruttato così bene, secondo me. L'ultimissima, non resisto come sportivo, le grandi sfide qua sono Percy, Scheid nella Star e ovviamente nel Finn, Ben Hensley contro il suo avversario Christensen. Il tuo favorito chi è? Difficilissimo, anche qui pensa cosa gli passa davanti agli occhi mentre vanno sul campo di regata. Ben credo che sia bravo nel match race, è praticamente un match race, ma è la sua regata col danese, e seppur io faccio il tifo per l'altro, penso che Ben ce la possa fare. E sullo Star penso che vinca l'inglese, penso che abbia più capacità in questo campo. Quindi io dovessi dirti, penso purtroppo, perché ti ripeto non sono tanto tenero,
che le due medaglie più probabili sono gli inglesi. Forse ti farà piacere sapere che il tuo amico Paul Elvstrom ha fatto un gesto strano per un uomo chiuso come lui in questo momento, ha telefonato 2 giorni fa a Christensen dandogli in bocca al lupo, forse una spinta in più. Io gli ho mandato una cartolina, ieri gli avevo parlato un mese fa e quando è venuto c'era un'intervista del New York Times in casa sua, io ero lì e gli hanno chiesto che se era preoccupato del fatto che qualcuno poteva levargli il record, lui è stato zitto 20 secondi, poi l'ha guardato e ha detto non me ne puoi importare di meno. Questo è Paul Elvstrom, grazie Presidente, grazie a presto.